Benvenuti a questa lezione di visualizzazione dell'informazione quantitativa, in cui vedremo come è possibile utilizzare le caratteristiche più avanzate di ggplot per andare a personalizzare i grafici e a aggiungere delle caratteristiche più specifiche. Iniziamo a capire come possiamo utilizzare gli aspetti di estetica, quindi le caratteristiche visuali che ggplot è in grado di utilizzare. Noi possiamo definire queste caratteristiche a livello di chiamata alla funzione ggplot con il metodo AS, che viene passato come secondo parametro, oppure anche a livello di singolo layer visuale, quindi delle funzioni geom. Point, line, eccetera. Qui dentro noi possiamo utilizzare di nuovo la funzione AES per mappare una caratteristica visuale, quindi un'estetica, su un dato, oppure utilizzare dei valori fissi delle estetiche per i singoli layer geometrici. Vediamo in questo esempio come è possibile andare a utilizzare un bar plot e all'interno oltre al bar plot, utilizzare un geom text che permette di definire del testo, e all'interno di questo geom andiamo a definire un mapping estetico in cui diciamo che l'etichetta è data dalla concatenazione tra il valore della variabile credits e i CFU. Il risultato è che il testo che vediamo all'interno del nostro diagramma, oltre al diagramma barre, riporta anche questa etichetta e il mapping è specifico per questo layer geometrico. Quindi in generale io posso sempre andare a definire un mapping in ogni layer geometrico. Ovviamente è più comodo avere un mapping unico a livello di ggplot che poi viene automaticamente ereditato da tutti i layer. Io posso anche ridefinire un mapping all'interno di un layer andando a sovrascrivere quello che era il mapping originale definito a livello di grafico. In questo secondo esempio andiamo a definire un altro mapping però fisso, quindi andiamo a dire che il colore è uguale a white, quindi sempre sul layer testuale, che viene dopo il layer delle barre, quindi si vede sopra, andiamo a definire il mapping di prima sulla label e il mapping sul colore. A differenza del mapping di prima, il colore non viene mappato su un dato, ma bensì viene mappato su un valore fisso. Di conseguenza, a differenza degli esempi che abbiamo visto la volta scorsa, questo mapping, non essendo sui dati, non vedrà associata una leggenda o guide, come viene chiamato nel gergo ggplot, che corrisponde al dato e particolare colore. Quindi le leggende vengono generate soltanto per i mapping che corrispondono a estetiche legate ai dati. Se invece andiamo a mettere il colore, in questo caso colore di riempimento per le barre all'interno del nostro layer di barre, essendo questo un'estetica di mappata su un dato, porterà alla generazione della leggenda che vediamo alla destra del nostro grafico, dove il valore 1 corrisponde al rosso e il valore 2 corrisponde all'azzurro. Quindi importante la differenza tra estetiche fisse, che non danno origine a una leggenda, e estetiche mappate sui dati con la funzione AES, che invece producono attraverso le scale che sono in questo caso implicite a una leggenda o guide.
come facciamo in un grafico a rappresentare più serie di dati. Una possibilità è aggiungere un nuovo layer grafico, quindi tante chiamate a funzioni geomline, geompoint, quanti sono i dati che vogliamo andare ad aggiungere. Una seconda possibilità è quella di avere i dati memorizzati in modo che ci sia una colonna valore con i valori di tutte le serie che vogliamo andare a mostrare e a fianco una colonna type, tipicamente memorizzata come fattore, che contiene invece il nome della serie che vogliamo andare a memorizzare, a visualizzare. Questo tipo di organizzazione non è, diciamo, pulita, tidy, come l'abbiamo vista nelle soluzioni precedenti, nelle lezioni precedenti, ma permette di andare a fare un mapping molto più semplice, perché a questo punto il tipo viene mappato su un colore, sul colore di riempimento, su un gruppo, mentre invece la colonna valore viene mappata sui valori veri e propri. Possiamo utilizzare questa tecnica anche per andare a fare il file setting, ovvero quello di andare a generare tanti grafici multipli, uno per ogni serie di dati. Ovviamente, se noi abbiamo i dati in formato tidy, per ottenere i dati in formato utile per questa seconda soluzione, dobbiamo utilizzare un pivot longer per andare a, ovviamente, fondere più colonne in una sola, andando sostanzialmente a rendere più lungo il nostro dataset. Primo esempio, qui abbiamo due serie di dati che sono le ore di studio e le ore di lezione. Sono due colonne distinte all'interno del nostro dataset corsi. Che cosa faccio? Vado a mettere due geombar, una per le ore di studio, che vado a riportare con un colore di riempimento che è un verde, e un'altra diagramma barre per le ore di lezione. Vedete che in questo caso il mapping sulla variabile x è uguale nelle due geometrie, nelle due layer geometrici, e in questo caso il fill è uguale ad arancione. Che cosa ottengo? Ottengo sostanzialmente due layer sovrapposti uno sopra l'altro. Attenzione che i layer sono sostanzialmente sovrapposti, quindi la barra verde, che noi vediamo decisamente più corta, in realtà parte da zero, quindi è nascosta dalla barra arancione che è disegnata sopra di essa. Quindi anche l'ordine con cui vado a mettere i nostri layer è importante, perché se io avessi messo la barra verde, che in questo caso è sistematicamente più lunga di quella arancione, avrei coperto completamente quella precedente arancione. Per questo motivo questo approccio può essere usato, ma in casi particolari. Quindi in generale, se ho dei dati omogenei, conviene decisamente utilizzare l'approccio numero 2, ovvero andare a trasformare i dati e avere una colonna tipo. Se noi trasformiamo i dati, ad esempio con questo pivot longer che vediamo qua, otteniamo il risultato che vedete qui, in cui abbiamo una colonna tipo che mi dice lector hours oppure study hours, e una colonna hours, che qui ho chiamato hours, che contiene le ore. A questo punto posso con molta più facilità andare a indicare che il nostro valore x orizzontale sono le ore, e il colore di riempimento delle barre è il tipo, quindi la colonna tipo che abbiamo creato con questo pivot longer. E poi ho il diagramma delle barre, quindi ho un unico layer geometrico all'interno del quale vengono riportati due barre con diversi colori che corrispondono ai due tipi. I valori sono automaticamente impilati, quindi la barra verde e la barra rossa sono messi uno
uno sopra l'altro. Infatti vedete che, ad esempio, per Calculus One il valore totale è 250, quindi sono 150 ore di studio più altre 100 ore di lezione. Se noi andiamo indietro a vedere la soluzione precedente, vedete che Calculus One aveva 150 ore, la barra verde, che corrisponde alle ore di studio. Invece la barra arancione arriva a 100. Okay? Quindi in questo caso le barre sono impilate una di fianco all'altra in modo da non sovrapporsi tra di loro. Okay? Questo è fatto in automatico dal layer geometrico perché nello stesso layer ci sono due serie di dati e quindi quel layer è in grado di impilare le barre senza problema. Ovviamente possiamo anche andare a modificare la disposizione delle barre, per cui in questo caso abbiamo messo un position uguale a dodge che mette le barre affiancate, quindi le scansa una da una parte e una dall'altra quando sono dello stesso valore, e abbiamo messo i valori specifici dei colori. Quelli di prima erano assegnati automaticamente dalla scala di colori, e qui abbiamo messo orange e sea green, che sono i due colori che abbiamo utilizzato prima. Quindi in questo caso abbiamo le barre affiancate una di fianco all'altra, invece di avere le barre sovrapposte che avevamo nel caso dei due layer geometrici distinti e indipendenti. Ulteriore variante, posso utilizzare un faceting, ovvero posso andare a suddividere i miei dati in più sottografici in funzione di questa variabile tipo. Quindi a questo punto ho due diagrammi a barre, uno per le ore di lezione e l'altro per le ore di studio, separati, quindi nostri grafici multipli. Come gli aspetti di mapping, possono essere definiti sia a livello globale di grafico, quindi nella funzione ggplot, sia a livello di singolo layer, quindi nelle funzioni geom. Anche i dati possono essere definiti sia a livello globale che a livello di singolo layer. Questo ovviamente permette di aggiungere, di avere una flessibilità in più per fare alcuni tipi di grafici. Ad esempio, io posso andare a calcolare le medie di due gruppi di grafici, quindi in questo caso vado a prendere il mio diagramma, il mio data frame di corsi, lo raggruppo per tipo e vado a calcolare il valore medio delle ore. Quindi ottengo un data frame che sostanzialmente è identico a quello di prima, però ha tipo e non le ore, ma la media delle ore per ciascun tipo. Per cui ho il diagramma sostanzialmente di prima, in cui ho un diagramma barre dove la Y corrisponde al nome del corso, la X corrisponde alle ore, e ho un geom bar che rappresenta le barre. In più ho aggiunto questo Geom V-Line, che è un layer che permette di andare a disegnare una linea orizzontale. Questo tipo di layer prevede un'estetica che si chiama X-intercept, ovvero il livello a cui viene intercettato l'asse X. Essendo una barra verticale, questa linea verticale intercetterà l'asse X in una certa posizione. La posizione intercept è uguale a hours. Ovviamente, se io non andassi a definire dei dati aggiuntivi, qui avrei una linea verticale per ogni possibile barra, quindi sarebbe decisamente poco utile. Invece io qui vado a dire i dati non li devo prendere dal data frame generale, ma li prendo da questo data frame che si chiama average, che ho calcolato un attimo fa, che quindi ha esclusivamente due valori, uno per le ore di lezione, l'altro per le ore di studio, e quindi avremo due barre che, essendo i dati spezzati su due sottografici, verranno mostrati una per sottografico.
Quindi aggiungere un layer che ha una fonte di dati diversa ci permette di andare a, ad esempio, mostrare questi dati sintetici, come ad esempio la media. O sovrapporre alla nostra serie principale di dati altri dati che potrebbero essere, non so, una media mobile, un intervallo di incertezza, eccetera. Quindi è utile a volte avere dati che sono specifici per un layer piuttosto che globali per il grafico. Possiamo utilizzare questa tecnica per andare a fare il direct labeling. Qui, come vedete quassù in alto, io vado a calcolare il punto più a destra di ogni serie di dati. Quindi, di nuovo, prendo i miei dati, li raggruppo per tipo e vado a fare un summarize che sostanzialmente mi va a prendere il nome, l'ultimo corso. Vedete, qui abbiamo i corsi e le ore per ciascun corso, quindi vado a prendere l'ultimo corso che compare qui e vado a prendere l'ultimo valore di ore, quindi vado a prendere sostanzialmente il punto all'estrema destra delle mie due linee. Poi faccio un grafico normale in cui vado a mettere x, il nome del corso, y, le ore e il tipo di ore lo mappo sul colore. Faccio un geomline in cui il gruppo è dato dal tipo di ore. Ho una mappatura su colori, quindi due colori di prima. E poi vado ad aggiungere un layer testuale in cui l'etichetta è il tipo e il dato è rightmost, ovvero un dataset, un data frame in cui ho non tutti i dati, ma esclusivamente i dati che corrispondono ai punti più estremi di ciascuna serie. Attenzione che se ho più serie devo ricordarmi di calcolare questo punto estremo facendo un raggruppamento, in modo che non calcoli un unico punto estremo, ma lo calcoli per ciascuna serie. E quindi il risultato è di avere qui sulla destra il nostro dato e l'etichetta assegnata a quella particolare serie. Quindi questo è un modo di andare a disegnare l'etichetta direttamente vicino all'estremo, in questo caso destro, ma potrebbe anche essere sinistro, o potrebbero essere entrambi. Quindi posso, in base al dataset che vado a costruire e a sintetizzare, a partire da quello iniziale, decidere dove andare a posizionare l'etichetta. Veniamo ora a vedere qualche dettaglio in più su quelli che sono dei layer geometrici che abbiamo visto e che possiamo utilizzare. Allora, abbiamo utilizzato negli esempi precedenti le annotazioni testuali. Io posso andare ad aggiungere delle annotazioni testuali al mio grafico utilizzando o GeomText oppure GeomLabel. La grossa differenza tra i due è che GeomLabel sostanzialmente racchiude il testo all'interno di un riquadro, che può anche avere uno sfondo colorato, mentre GeomText riporta esclusivamente il testo. L'estetica principale di questi due tipi di layer è ovviamente il label, quindi l'etichetta che andrò a scrivere. Ci sono poi due variabili che sono hjust e vjust che mi indicano il tipo di allineamento di queste etichette. Hjust può essere left, middle o right e vjust può essere top, center o bottom. Abbiamo altre estetiche che sono family e font face che possono essere utilizzate per andare a specificare il tipo di font e le caratteristiche del font, ad esempio bold, italico, eccetera. Mentre label normalmente è una estetica che io vado a mappare sui dati, le altre potrebbero essere mappate non necessariamente sui dati, ma potrebbero essere fisse. Quindi, ad esempio, posso allineare tutte le etichette a destra, a sinistra, in alto e in basso e non farlo
fa un rendimento che varia da etichetta a etichetta. Attenzione quando parliamo di allineamento a destra, a sinistra, alto e basso, perché il significato potrebbe essere controintuitivo. Come vedete qui, il punto rosso in centro, e attorno al punto ho messo delle etichette messe in alto a destra, in alto a sinistra, in basso a destra, in basso a sinistra. Quando io faccio un V giusto uguale a top, vuol dire che io allineo la parte superiore della mia etichetta, quindi del rettangolo che contiene l'etichetta, al punto. Quindi top vuol dire che il punto sta sopra, bottom vuol dire che il punto sta sotto il testo. In maniera analoga, H-just, che è la giustificazione orizzontale, left vuol dire che il punto sta a sinistra della scritta. H giusto uguale a right vuol dire che il punto sta a destra della scritta. Ok, può essere controintuitivo, bisogna pensarci un attimo quando lo facciamo, in modo da utilizzare questi, in maniera corretta. Ovviamente, middle e center vuol dire che scusate, l'etichetta è centrata proprio sul punto. Middle e center ovviamente sono i due valori di default, quindi quando io ho una certa posizione dell'etichetta, l'etichetta viene sostanzialmente allineata in modo che la sua parte centrale corrisponda alla posizione definita dalle, ovviamente, dalle due estetiche X e Y. Altre due geometrie che possiamo utilizzare sono path e line. Path e line sono molto molto simili, nel senso che collegano una serie di punti. La grossa differenza è che quando io utilizzo path, sostanzialmente vado a rispettare l'ordine dei punti con cui, l'ordine con cui i punti compaiono nel mio data frame. Per cui lo vediamo qui sulla sinistra, se il mio primo punto è centrale e poi vado a destra, scendo, vado a sinistra e risalgo, ecco path mi segue questo percorso. Viceversa, quando io utilizzo line, automaticamente i punti sono ordinati. Quindi inizio dal punto più a sinistra e vado avanti. Ovviamente il risultato, come vedete, è abbastanza diverso. Per cui se io ho, so, una serie temporale in cui l'ordine dei punti non è esattamente quello giusto, crescente, e utilizzo geom line, automaticamente i punti sono riordinati e quindi la mia linea è semplice. Se invece uso dei punti che vengono messi in un certo ordine all'interno dello spazio, ecco, in questo caso conviene utilizzare GeomPath, perché altrimenti GeomLine mi riordina i punti secondo le X e quindi non ho più la forma che avevo prima. Abbiamo visto un po' di esempi di bar plot. Posso poi andare a specificare un altro parametro che si chiama position, che può essere stack, dodge e fill. Stack vuol dire che le varie colonne vengono impilate una sopra l'altra, e quindi la cima di una barra è la somma di tutte le colonne. Dodge vuol dire che le barre vengono scansate, e quindi vengono messe affiancate una di fianco all'altra. Ed è il secondo caso che vediamo qui. Il terzo caso, fill, sostanzialmente va a calcolare la proporzione di ciascun gruppo, ciascun insieme di barre, rispetto al totale delle barre. E quindi sostanzialmente è analogo a stack, ma fa in modo che ciascuna barra vada a coprire il 100%. E quindi l'altezza delle barre in ciascun gruppo è proporzionale alla proporzione di ciascuna barra all'interno di quel gruppo. E come lo vediamo in questo terzo esempio, quello più a destra. Un altro tipo di layer che può essere utile in vari casi è quello che si chiama GeomSmooth, che sostanzialmente fornisce una specie di interpolazione fatta con, insomma, i minimi quadrati e, insomma,
punto per punto, di quelli che sono i punti di una serie. Per cui, in questo caso io ho generato una serie di punti casuali e ho disegnato i punti con un GeoPoint e poi, dopo aver disegnato i punti, ho messo questo GeoSmooth che sostanzialmente ha disegnato questa linea blu e quello che è attorno è un intervallo di confidenza al 95% che mi dice dove ragionevolmente nel 95% dei casi cascano i dati. E questo ovviamente è fatto con delle distribuzioni statistiche, quindi è chiaramente approssimativo. Questo può essere utile per andare a vedere l'andamento di una serie di punti che altrimenti sarebbe difficile da seguire. Ovviamente questo è fatto con una tecnica, come dicevo, i minimi quadrati, molto spesso si utilizzano altre tecniche, ad esempio la media mobile, che però ci dà un valore decisamente diverso, nel senso che approssima un po' di meno e quindi segue di più l'andamento dei punti nel tempo. Possiamo scegliere un'alternativa piuttosto che l'altra, ma ovviamente dipende da che cosa vogliamo fare, in ogni caso specifico. Qualche parola su, le scale principali. Abbiamo parlato di scale di posizione, che quindi sono, definite dalle funzioni scale x, y, qualcosa. La scala, diciamo, per i valori numerici è scale XY continuous con le varianti scale XY log 10, SQRT o reverse, che sostanzialmente usano una scala logaritmica, una scala con la radice oppure una scala inversa, quindi scambiando, quindi vanno da destra a sinistra invece che da sinistra a destra. Abbiamo poi le scale discrete, che vengono mappate sui fattori oppure sulle stringhe, e poi abbiamo scale di tipo data con le varianti che sono date time e time per gli istanti temporali che vanno oltre la semplice data. Queste funzioni di scala hanno alcuni parametri, diciamo, comuni. Uno è name, che è l'etichetta della scala. Un altro è break, che sostanzialmente va a indicare dove devono essere le tacche all'interno della scala posizionale. C'è anche una variante che si chiama minor breaks, che va a definire le tacche secondarie, quelle a cui non corrisponde un'etichetta, ma a cui normalmente corrisponde una riga della griglia all'interno del grafico. E poi per le scale di tipo data esiste un date breaks in cui io posso andare a specificare una stringa che mi dice quanto sono distanziati le tacche all'interno del mio grafico. Per cui posso mettere 2 giorni, 1 mese, 3 mesi, eccetera. Scritto proprio 2 days, 1 week, 2 weeks, eccetera. C'è poi un parametro che si chiama labels che definisce quali sono le etichette che vengono utilizzate sotto la scala, quindi in corrispondenza ovviamente delle tacche, dei break. Posso specificare un vettore con delle etichette che vengono utilizzate. Ovviamente questo non è il massimo perché dipende dai breaks, quindi potrei specificare una serie di breaks e corrispondenti etichette. Se però lascio calcolare i breaks automaticamente alla scala, allora, conviene utilizzare invece di un vettore con delle etichette fisse, una funzione che a partire dai valori dei break va a costruirmi le etichette. Per cui, all'interno del package scales ci sono una serie di funzioni label underscore, che permettono di andare a calcolare le etichette, ad esempio, label, percent mi dà, una etichetta che corrisponde alla percentuale, quindi prende il valore, lo moltiplica per 10, per 100, aggiunge il simbolo percentuale in fondo. Per questo però conviene guardare poi la documentazione di queste funzioni perché sono
più dettagliate di quello che posso andare a raccontarvi io durante questa lezione. Altri parametri che io posso avere nelle scale di posizione, abbiamo limits, che definisce ovviamente i limiti per una scala, quindi minimo e massimo per una scala continua, oppure se ho una scala discreta mi va a elencare i valori che voglio utilizzare e nell'ordine in cui li voglio mettere. Oppure posso avere expand, che è un parametro che mi permette di andare a dire quanto spazio aggiungere agli estremi della mia scala. Questo è utile se io voglio, non so, avere spazio in più attorno al mio grafico, se ho delle etichette che sono molto lunghe, quindi voglio che stiano tutte nel grafico. Per andare a definire come fare l'espansione, utilizzo una funzione che si chiama expansion, che ha due parametri, uno molt e l'altro add, che mi permettono di andare a definire di quanto espandere la scala, il primo parametro in termini moltiplicativi. Quindi, se ho una scala che è lunga 100, lì posso andare a dire 0,05, quindi aggiungo un 5%. Oppure add, quindi do un valore assoluto di quanto spazio voglio aggiungere agli estremi della mia scala. Per entrambi questi parametri io posso andare a passare un unico valore, e quindi quel valore funziona sia per l'estremo destro-sinistro per la scala orizzontale o alto-basso per la scala verticale, oppure posso specificare due valori che sono quindi i due estremi, ad esempio il sinistro e il destro, che ovviamente potrebbero essere diversi, quindi potrei voler aggiungere più spazio a destra che a sinistra o viceversa. Altra scala che utilizziamo molto è quella di colore. Ci sono due tipologie di colori, quindi il colore, diciamo, delle linee e il colore di riempimento, che sono identificati dalle estetiche che si chiamano color e fill. Posso per entrambe queste scale utilizzare una versione manual, a cui vado ad assegnare una serie di colori, questo nel caso abbia una scala, una serie di valori discreti, oppure posso utilizzare la variante scale color gradient, ad esempio, a cui passo due valori, due colori che sono gli estremi di un gradiente, per i valori che vanno dal basso all'alto. Ci sono una serie di altre funzioni, ad esempio Scale Color o Scale Fill Brewer e Scale Color o Fill Viridis, che permettono di andare a scegliere i colori non direttamente, ma andandoli a prendere da delle palette predefinite che sono state studiate in modo da essere percettivamente facili da distinguere. E soprattutto che siano facilmente percepibili anche da chi ha problemi di cecità al colore e che permettano di visualizzare i grafici in maniera distinta, quindi distinguendo i colori anche se io li stampo nella variante bianco e nero. Scale Color Brewer prende tanti parametri, tra cui uno che si chiama type, che mi permette di andare a specificare se io voglio una palette di colori sequenziale, divergente, oppure qualitativa, quindi sostanzialmente con dei valori discreti che non rappresentino un ordine, e poi una palette, a cui passo, una variabile palette a cui passo il nome della specifica palette oppure un numero. Stessa cosa insomma, una cosa analoga per il Viridis, che ha tre varianti che terminano con B, C e D: B sta per valori bind, C per una scala continua e D per una scala discreta. E poi c'è un parametro che si chiama option, che sostanzialmente permette di avere una lettera oppure un nome, le lettere vanno da A a E e identificano diverse palette all'interno, che possono essere scelte tra quelle disponibili in questa funzione. Se io vado a specificare i colori per nome, ecco, qui vediamo una serie di colori, un campionario, non tutti i colori definiti in R, ma diciamo quelli principali. Poi ci sono le varianti, magari col numero successivo, avete visto che ho utilizzato qualche volta gray 10, 20, 30, quindi quella è la luminosità
del grigio, e poi ci sono le varianti con light o dark, ovviamente non per tutti i colori, ma giusto per darvi un'idea che ci sono una serie di colori con il relativo nome che possiamo utilizzare per andare a disegnare i nostri grafici, se li vogliamo andare a scegliere noi esplicitamente con il nome. Su Geomline e Geompath ho la possibilità di andare a scegliere anche il tipo di linea, e quindi c'è una estetica che si chiama Line Type, che corrisponde a un numero che può variare da 1 a 6, quindi 1 è la linea continua ed è il default, 2 è tratteggiata, 3 è puntinata, 4 è punta e linea più diradato, 5 è a trattini un po' più spessi e 6 è punta e linea con i trattini un po' più spessi. Okay? Posso, volendo, andare a distinguere sei diversi tipi di linea all'interno del mio diagramma. Altro tipo di estetica che posso utilizzare è quella che riguarda shape dei punti, quindi la forma dei punti che voglio andare a rappresentare. Tenete presente che, come per i tipi di linee, che sono soltanto sei, anche per forme dei punti, normalmente io non posso mappare più di sei diversi livelli. Ovviamente devo avere una variabile discreta, tipo un fattore o un carattere. Se ho più di sei livelli, mi viene generato un warning e sostanzialmente vengono mappati soltanto sei livelli, perché, come abbiamo visto, sei è proprio il numero massimo di livelli diversi che io posso andare a distinguere. Se è veramente il limite superiore. Per cui, oltre quel limite, ggplot non fa il mapping e quindi ci impedisce di andare a fare un mapping di più di 6 livelli. Posso ovviamente scegliere il tipo di carattere, se lo voglio. Per cui abbiamo qui i caratteri sono numerati da 0 a 25, per cui da 0 a 14 sono dei valori che vedete semplicemente con il bordo, quindi una linea. Da 15 a 20 sono, diciamo, delle forme piene, e invece da 21 a 25 sono delle forme piene, ma che hanno la possibilità di specificare un colore del bordo, quindi con l'estetica color, e un colore di riempimento con l'estetica fill. Quindi posso andare a distinguere in base al colore oltre che alla forma. Con questo abbiamo sostanzialmente fatto un'altra piccola panoramica su ulteriori caratteristiche che possiamo utilizzare in ggplot per andare a personalizzare i nostri grafici. Quindi abbiamo visto come è possibile andare a specificare e mappare le estetiche non soltanto a livello di grafico generale, ma anche a livello di singolo layer. Stessa cosa per i dati, che possono essere utilizzati dati diversi all'interno di layer diversi. Abbiamo visto alcuni esempi di layer geometrici, quelli sostanzialmente un po' più frequenti, e alcune scale che noi possiamo utilizzare per andare a personalizzare ulteriormente il nostro grafico.